salendo verso Spriana. Al momento siamo in salita, si sente anche dal fiatone, siamo all'8% di salita, vediamo di riuscire a salire a questo passo. Continua la salita verso Spriana, la salita è sempre costante in questo momento, è sempre fermo all'8%, però ecco, vedete, la giornata oggi stupenda, è anche fresca visto il temporale che c'è stato questa notte, comunque ideale per poter pedalare. Ecco, stiamo raggiungendo la località di Spriana. Entreremo nell'abitato della piccola frazione. Ecco ancora il cartello che indica Spriana, fronte, vediamo il campanile della chiesa e ci avviciniamo verso la chiesa. Ormai è 1:10 che stiamo pedalando. Questo è il campanile, sono le 11:15 e ora entriamo in chiesa. Adesso stiamo salendo sopra Spriana, saliremo ancora di quota, altra salita e altro giretto. Lasciato il comune di Spriana, adesso abbiamo raggiunto la località Barbeggia, che fa sempre parte del comune di Spriana. Abbiamo fatto una bella salitella, ma ora siamo arrivati in cima e tra poco faremo lo scollinamento con un po' di discesa a disposizione per gambe e fiato. Ecco, facciamo un breve pit stop per dare un'occhiata al panorama che si vede da questa località. Questa è tutta la valle sotto, giornata, come ho detto prima, stupenda. Siamo sulla strada per raggiungere Torre Santa Maria. Stiamo costeggiando il torrente, è il Mallolo, che sembra pieno di acqua visto le piogge di questi 2 giorni. Spettacolare il suono che emana. Salita breve, ma molto impegnativa, dobbiamo spingere sui pedali questo ultimo tratto. Eccoci, ce l'abbiamo fatta.
il vostro appetito. Anche questo ho fatto. Siamo a Sant'Anna, stazione del comune di Santa Maria. Tra poco prenderemo il sentiero a destra e riprenderemo il sentiero Rusca che prima avevamo fatto in discesa. Ora sarà tutta una salita. Passerella, mi piace tanto la passerella, mi piace il suo rumore di risposta. Sempre sul sentiero Rusca che ci porterà a chiesa in Palmalenco. Il percorso è tutto salita e discesa, però tutto pedalante, molto molto bello da fare in qualsiasi momento. Ogni tanto troviamo dei colpicelli che servono a bypassare le cascate di acqua. Una volta non c'erano e si passava tutto in mezzo.